Va conseguentemente rivista e rivalutata anche la presenza delle basi USA e delle basi NATO, sinora giustificate con l'adesione alla NATO. Lo scrive ancora Sergio Romano, cito sempre questi perché ovviamente averli dalla nostra dimostra quanto sia fondato questo nostro argomentare, se persino loro sono d'accordo su questo tema. Sergio Romano, Corriere della Sera di questo 14 ottobre, mette in evidenza i rischi per il nostro territorio, per il nostro paese, e si esprime così: la NATO serve a rendere apparentemente internazionale ciò che è strettamente americano. Ho accennato che queste basi sono anche depositi nucleari. Noi non siamo potenza nucleare, ma siamo magazzini nucleari per conto terzo. Il tutto in violazione del trattato di non proliferazione, altro trattato internazionale che è rimasto lettera morta, ho potuto citarlo all'inizio per tanti. Non solo, nessun passo viene fatto per la riduzione degli armamenti atomici nella prospettiva della loro totale eliminazione, ma l'Italia continua a ricevere armi nucleari dagli USA in violazione dell'articolo 2 del trattato. Ho già ricordato la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 96 che, sia pure dopo un travaglio di 4 anni, ha stabilito che anche solo la minaccia di uso di armi, e quindi in pratica la detenzione, la mera detenzione, è in contrasto con il diritto internazionale e il diritto umanitario. Anche questa sentenza è rimasta lettera morta, perché qual è la situazione attuale? Lo ricordava Luigi poco fa e la sappiamo, la conosciamo. E concludo che se così stanno le cose è difficile dare torto a chi ha definito la NATO un poliziotto occidentale del mondo e mero strumento della politica estera dell'USA. In questo contesto il diritto è un orpello insignificante, privo di ruolo e privo di funzione. Questa è la realtà che ci deve entrare bene in testa. Chi afferma il contrario o è un ingenuo o è malafede. Non so qual è.